Tanta paura questa mattina per un principio di incendio sprigionatosi all'improvviso da un portavalori in transito. Ad innescare le fiamme è stato un problema all'impianto elettrico nel vano motore del furgone che stava percorrendo viale 12 settembre a Fano. Gli occupanti del mezzo, due uomini, hanno visto fuoriuscire il fumo dal cruscotto e non hanno perso un secondo. Si sono fermati di fronte agli ex capannoni dei carri di carnevale a lato della strada in direzione mare e con un estintore in dotazione del blindato hanno tentato di spegnere il rogo, ma non è stato sufficiente. Così sono stati allertati i vigili del fuoco di Fano, giunti sul posto con due mezzi. In poco tempo i pompieri hanno spento le fiamme, evitando che potessero propagarsi al resto del portavalori. Il furgone conteneva una cassaforte con il denaro contante, che era stata prontamente estratta dal furgone e messa in sicurezza. Distrutti o parzialmente bruciati, invece, diversi fogli e documenti cartacei.